in Campo Santo Mauro. Voi avete presente Campo Santo Mauro? Se passate davanti potete vedere che c'è un basso rilievo sulla porta della scoletta dei Calegheri, che appunto è ancora lì, dove possiamo trovare il disegno di un basso rilievo raffigurante Sant'Agnano, che è il santo protettore appunto della scuola dei calzolai. La leggenda di Sant'Agnano, se... Che fa passare così, guarda, dove è? Se me la passate. Se me la passano anche a voi. Guardate dove, così capite un po'. Allora, qua che cosa vedete? C'è un signore con un turbante, che è appunto Sant'Agnano. La leggenda narra che era un calzolaio di Alessandria d'Egitto, quindi era un musulmano, vedete che anche il turbante è un simbolo molto importante. Quella figura davanti a lui è San Marco. In questo momento Sant'Agnano si è ferito usando uno strumento di lavoro che probabilmente il signor Moressa usa ancora, quindi vedete come proprio non sia cambiato, sia uguale, quello che ha in mano il signore con turbante, quello che vi sta facendo vedere lui, è esattamente lo stesso strumento. Sant'Agnano si punge con questa lesina sulla mano e San Marco, che è la figura davanti a lui, gli guarisce miracolosamente la mano. Visto questo miracolo, Sant'Agnano si convertirà al cristianesimo e diventerà un seguace dello stesso San Marco. Quindi vedete come nella nostra città ci siano ancora segni che ci dimostrano come il lavoro che fa ora il signor Moressa sia antichissimo e che gli strumenti usati spesso, come abbiamo visto in questo caso, non sono mai cambiati.